Eccomi con Veronica Liberale, sempre un piacere, bravissima penna, bellissima penna. Grazie. Ci sforna sempre delle cose molto interessanti, molto divertenti, ma anche testi pieni di sentimento, dai. Spero. E di umanità. Allora, ci ha deliziato questa stagione con Pane, latte e lacrime. Sì. E questa volta direzione Laurentina, un testo dove al centro c'è sempre la natura umana, no? Sì, questi sì. Cinque passeggeri, diciamo, che rimangono imprigionati nella stazione di una metro. È giornata di pioggia. Mm-hmm. E che succede? Sì, hai detto bene, c'è l'umanità, perché insomma i mezzi, certo, poi sono fonte di ispirazione. Io li prendo, sì, che io non guido, ahimè. Ai, e quindi prendendo la metro, tutti abbiamo constatato, c'è un'umanità. Sono cinque personaggi che rimangono intrappolati appunto nella metropolitana e sono costretti a confrontarsi un po', anche perché ci sono dei rapporti tesi, sì, certo, c'è una guardia giurata razzista, non me ne vogliono le guardie giurate. No. Anche perché anzi va in totalmente in opposta direzione, quindi è un testo sull'accoglienza. No? Sull'accoglienza, assolutamente. E chi se la prende con un giovane arabo ambulante, certo, c'è una signorina, una ragazza all'ultimo mese di gravidanza con sua madre, e c'è una donna che fugge da una festa. Ognuno di loro, diciamo, è in un periodo molto particolare della loro vita. Cinque solitudini, è quello che raccontiamo senza svelare, con un finale, certo, a sorpresa. C'è anche, certo, un sesto personaggio che apparirà alla fine. Non svegliamo niente. Quello che raccontiamo appunto è un'umanità, una solidarietà che esce fuori e una seconda possibilità. Dico solo questo, una seconda possibilità. Bene, allora abbiamo detto il testo scritto da Veronica con la regia di Piero De Silva. Lo conosci? Sì, vagamente. Vagamente. Con gli attori che sono straordinari, voglio nominarli: vai, Simone, vai. Giacinti, Daniele Antonini, Fatima Ali, Antonia Di Francesco, e Francesca Pausilli, altra nella squadra di Sorrisi d'Autore, certo, che stiamo, insomma, questa associazione che ci sostiene e col quale appunto vogliamo sfornare spettacoli che siano divertenti, leggeri, ma che abbiano sempre uno spunto di riflessione. Almeno ci proviamo. Tra l'altro dobbiamo dire che questo testo ha vinto il Comic Off l'anno scorso. Sì, il premio dei Servi. Il premio dei grazie Servi. Grazie a Stefano Marafante, mi ha riconfermato. Bene, allora a questo punto direzione Laurentina di Veronica Liberale, di cui anche l'interprete, insieme a Fatima Lì, Daniele Antonini, Antonio Di Francesco, Simone Giacinti e Francesca Pausilli. Prendiamo tutti la metro, direzione Laurentina. Metro, direzione Laurentina. Tra l'altro mi ricordo dei divertentissimi promo, chissà. Sì, sì, li dobbiamo rifare, assolutamente. Poi ovviamente continuate a prendere la metro, insomma. Ah, certo. Veronica, grazie, in bocca al lupo. Grazie a te.